Ed eccoci amici, che gran serata quest'oggi, questo mercoledì 28 novembre, freddissimo, però noi lo stiamo riscaldando con la voce, con i personaggi, con i protagonisti che prendono parte al programma, quindi salutiamo tramite il profilo di Facebook nostro, della nostra amica qui ospite, insomma saluto Sofia Marchese, buonasera. Buonasera, benvenuta qui a Che Gran Serata. Grazie. Ce l'abbiamo fatta, dopo un po' di tempo siamo riusciti ad avere la possibilità, grazie al papi e alla mamma, di portare in studio questo talento giovanissimo. Quanti anni hai? Ho 15 anni. Hai 15 anni con la passione del canto che da quanto? È iniziata all'età di 5 anni, quando ancora non sapevo leggere. La mia insegnante di canto mi ha fatto la prima domanda e mi ha detto: ma sai leggere i testi? Tipo, no, ancora non vado alle elementari. Quindi ero piccolissima. Da piccolissima. Adesso andremo a scoprire meglio le qualità e insomma racconteremo un po' di Sofia, però intanto diamo qualche suggerimento, perché mi pare che dalla regia ci siamo, e poi torniamo qui con Sofia Marchese tra poco. Che gran serata, dopo alcuni diciamo messaggi pubblicitari e l'informazione di rito, torniamo giustamente in diretta con Che gran serata. Questo mercoledì 28 novembre 2018 lo stiamo trascorrendo insieme a tanti amici, quindi salutiamo anche tutti quelli che sono collegati in streaming dal sito www.rf101.it e tramite i social e dal mio profilo Beppe Morelli, insomma possono anche condividere e visualizzare quello che stiamo facendo attualmente in radio. Allora, con me c'è Sofia Marchese, questa giovanissima ragazza che canta, che ama cantare, che lo fa da quando aveva 5 anni, insomma adesso ne ha 15, quindi hai già maturato un po' di esperienze, quindi parlami un po' di quelle che sono state le esperienze più belle, per esempio, in questo arco di tempo. Allora, possiamo dire che tutte sono state belle. Esatto, perché ho sempre, anche se alcune cose sono andate male, possiamo dire, ho sempre preso le cose che magari da cui prendere insegnamento. Posso dire che ho fatto vari provini anche per la televisione. Molte cose non sono andate bene, però magari posso dire che ho visto Cinecittà, ho visto dei luoghi belli che fanno parte della esatto, che della magari musica, del io cinema. Ancora da più piccola sognavo di andarci, e fortunatamente sono riuscita a cantare pure in quei luoghi, ed è stato, certo, è stato magnifico, devo dire. E poi hai partecipato sicuramente a tanti concorsi, esatto, tenori, oppure esibizioni su quelli che possono essere le piazze, gli eventi, i no? Vari, parlando delle piazze, i vari saggi che ho fatto con la mia scuola di canto, frequento tuttora, una tra le più belle esperienze che ho fatto è recentissima, è stato al Satiro d'Oro a Marsala, dove appunto ho incontrato Massimo Ferrari. Che salutiamo. Salutiamo, un bacione. Praticamente, ciao Massimo, è quello che praticamente insomma sta un po' curando anche il, esatto, il tuo talento. È il mio produttore. Bene, Massimo. Perfetto. Ecco, produttore vuol dire che appunto adesso abbiamo a che fare anche con sentire la musica di Sofia, perché hai portato un brano che è una cover, e parliamo un po' di questo brano. Quindi allora, il brano si chiama Valeria, ed sì, è del Sanremo del 2003, quindi alla mia stessa età questo brano, possiamo dire, da 15 anni questo brano. È un brano abbastanza vicino alla mia età, perché parla di un'amica che chiede scusa per un torto fatto appunto a lei. Il torto di cui si parla è che magari ha tradito la sua fiducia con il ragazzo di questa Valeria. Cioè, non è una cosa molto, certo, però è abbastanza vicino alla vita, perché si parla di amiche, quindi sì, 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 amicizia. Quindi il discorso dell'amicizia, però tornando invece a te come cantante in erba, e quindi con il talento che ti porti dietro, che progetti ci sono per questo tuo sentire la passione di cantare? Che cosa c'è in ballo per il futuro? Se allora, ci puoi accennare qualcosa. Sì, possiamo accennare qualcosina. Allora, una tra queste è che verso dicembre, verso l'inizio, anche a metà di dicembre, uscirà il videoclip di Valeria. Ah, okay. Perché è stata una delle prime cose che Massimo... Ecco, dove è stato girato il video? Perché sono poi allora, anche ecco, il video è stato girato dove abito, quindi a Raffadali. Okay. Ho voluto per lo più rappresentare la mia quotidianità anche nel video. Quindi i luoghi magari dove vado a passeggio, i luoghi dove magari vado a fare pure colazione. Certo. Quindi, però il tuo ambiente, ecco. Esattamente, volevo che c'era una piccola parte di Sofia anche nel sì, videoclip. Sì, sì. Sì. Certo. E ovviamente questo videoclip vedrà l'uscita, come detto, entro la metà di dicembre, esatto, come diciamo finale di quest'anno, mentre come progetti futuri
sentire un brano che è, appunto è una cover, ci sarà qualcosa di tuo che canterai tu, prodotto giustamente però da Massimo, come abbiamo detto prima, che dovrebbe vedere la luce quando? Hai un'idea? Attualmente non si sa, attualmente. Però a breve, diciamo che non passerà molto tempo. È in produzione, perfetto, bene. Ti senti di ringraziare, di salutare qualcuno, visto che siamo già nel finale? Ringraziare per lo più appunto Massimo per la possibilità e per aver creduto in me, e anche la mia insegnante di canto, che non sarei fino a questo punto. Ecco, diciamo che è il nome dell'insegnante. In Enfurna. Ecco, in Enfurna. Mi ha anche cresimato, quindi come la chiamiamo. una brava artista anche lei, quindi... per cui insomma abbiamo fatto i ringraziamenti, come anche ai genitori che ti hanno portato qui. Anche la mia mamma, perché anche loro sono stati, c'era mia mamma da quando ero piccolina, che anche quando mi cambiava magari mi cantava strada facendo di Baglioni. Ecco, emozionata, simpaticissima, un talento per il quale noi dobbiamo sostenere i giovani proprio per le loro qualità, perché comunque hanno la passione inculcata magari dai genitori o perché comunque nasce tra gli amici, quello che sia, quindi noi ti dobbiamo fare un in bocca al lupo, però ti aspettiamo quando Dinetto completo sarà pronto per essere seguito e quindi ti vogliamo qui nuovamente in studio per presentarlo, dico bene? Oh, perfetto, noi ti salutiamo, ti ringraziamo, ci sentiamo in breve che ti faccio presentare. Ecco, il brano è Valeria del Salila, cover di Sofia Marchese. Bene, a che gran serata! Raggio di sole scalda il freddo di un mattino, trafigge il buio intorno e arriva dentro me. Accende quei ricordi in cui ridiamo insieme, come matte forse, senza me un perché. Noi due amiche sempre inseparabili. Valeria chiusa adesso, non vuol più parlare di quella storia che la fa soffrire poi. L'ombra di un sorriso che non può bastare a nascondere le spine tra di voi. Calpestato il cuore, incerto e mobile, non cerca una ragione, dolce amica sempre inseparabile, non fuggire, prova a ripensare. Valeria, scusami, è solo un errore, da quella sera non so più che fare. Non si fa capire e rende cieca pure la...
grande frutto di un mattino, riscalda un attimo che accende il cuore, si sciolgono i pensieri liberi su questa lettera che forse un giorno ti scriverò.